perso di un punto una partita che poteva darci l'accesso diretto alle finali nazionali contro un'ottima squadra. Noi abbiamo tirato malissimo i tiri liberi, siamo in un momento con più di un problema fisico, oggi abbiamo a casa tre giocatori sia nostri che della Serie A perché due ragazzi sono rimasti a fare allenamento, in più il nostro coach sta tornando dopo l'incidente che ha avuto, quindi siamo in un momento particolare, oggi abbiamo fatto una signora partita difensiva, abbiamo avuto qualche problema di troppo in attacco quando abbiamo voluto palleggiare troppo e l'abbiamo pagata alla fine. Poi quando tiri 15 su 25 tiri liberi con praticamente solo gli esterni che li tirano, problemi sono, si vanno anche a ricercare lì quando sono 68-69 o qualcosa del genere. Peccato. Il risultato dice che abbiamo vinto di un punto e questo ci rende enormemente soddisfatti. Siamo secondi in classifica in questo momento, risultato che a inizio stagione ci sembrava una favola, invece in questo momento è una realtà. In realtà non conta niente perché mancano delle partite decisive, potremmo finire quarti o addirittura primi a seconda di quanto saremo bravi o di cosa succederà in altre partite. Io devo fare i complimenti a Milano che ha giocato un'eccellente partita pur priva di tre giocatori importanti come Bartoli, Piva e Merlati. Ci ha aggredito, ci ha messo in difficoltà. Anche noi abbiamo avuto i nostri problemi senza Monfermoso, con Slanina che è tornato stamattina da Praga dove ha fatto un raduno con la nazionale ceca, con De Vico che non si allenava da 30 giorni per una distorsione di caviglia. Avremmo probabilmente dovuto vincere con un piccolo scarto, un po' di più, 5-6 punti, patire un po' di meno al finale, però dobbiamo accettare anche i nostri errori. Certamente vincendo ne usciamo tutti più contenti, così però non basterà, dovremo fare meglio.